stamattina diamo il buongiorno a Irene Volpe. Buongiorno Irene, bentornata. E Federico Pezzetta. Ciao. Buongiorno. Ciao Federico. Parlavamo di caffè. Il caffè può essere anche un ingrediente di una ricetta. Assolutamente sì. E allora Irene, cosa ci proponi oggi? Allora, oggi propongo un piatto di pasta con il caffè. Pasta con il caffè? Esatto. Voi siete abituati magari a berlo così o a farci qualche dolce, e invece può essere un grande ingrediente per un grande piatto, secondo me. E oggi, infatti, vorrei soffermarmi un po' sulla pasta, e proprio su questo raviolo. Sarà un raviolo ripieno di mandorle, polvere di lamponi, e sarà accompagnato da un brodo di caffè, ma che in realtà non è altro che un caffè in purezza. Adesso ce ne parlerà poi meglio Federico. Irene ci stupisce sempre con i suoi abbinamenti. Io ancora sto pensando a quello, al gorgonzola che ci hai proposto l'altra volta. Gorgonzola con i pancake, esatto, è buonissimo. Esatto. Però parlando di caffè, oggi niente abbiamo un grande esperto. Oggi. Niente gorgonzola, oggi ci soffermiamo sul caffè. Esatto. E, in realtà all'inizio non utilizzavo molto questo ingrediente, sapete. Poi con il tempo, conoscendo anche il buon Federico. E infatti Federico è l'esperto di caffè. Sì. Federico, allora, io intanto cosa ci insegni oggi? Mi appresterò a preparare il brodo che poi Irene metterà sui ravioli. Quindi questo è un caffè filtro, che non è altro che quello che noi chiamiamo comunemente caffè americano. In realtà c'è una distinzione da fare. Il caffè americano, proprio da distinzione, è espresso più acqua. Questo è un caffè filtrato, quindi diciamo che è un infuso di caffè. Quello che dico sempre a chi non ha mai bevuto caffè, per allontanarlo dall'idea dell'espresso, perché noi pensiamo caffè, certo, espresso, io dico sempre: ti piace la tisana? Ti piace il tè? Questa bevanda, se ti piace, ti piacerà. Quindi partiamo da questo presupposto. Per preparare questo tipo di caffè serve un caffè di altissima qualità. Noi lo definiamo come caffè specialty, ovvero un caffè speciale che si distingue. Come fa a distinguersi? Partendo dall'origine. Quindi il caffè, che inizialmente è verde prima di essere tostato, viene alla fonte, diciamo, nei paesi, pensiamo solamente ad esempio Brasile, Colombia, tutta la fascia quella equatoriale, viene preso di altissima qualità. Per essere un caffè specialty deve seguire tutti degli standard all'origine, poi in tostatura. La tostatura è importantissima sul caffè, poi magari faremo vedere, sì, perché il caffè più viene cotto e quindi viene bruciato, meno rilascerà i sentori buoni. Ovvero caffè troppo amaro, caffè troppo cucinato. È il trucco che fanno alcuni per scamuffare magari delle magagne. Diciamo che si vanno caffè a piallare i difetti. Mentre se abbiamo un caffè buono, perché dobbiamo cucinarlo troppo? L'ultima fase dopo la tostatura, dove quindi il caffè deve essere tostato medio chiaro a seconda del metodo di caffè di estrazione, l'estrazione, che deve seguire dei parametri precisi, che adesso noi seguiremo. Infatti io ho un bollitore, ho una bilancia, perché seguirò una ricetta, perché come in cucina, certo, ci sono delle ricette. Quindi adesso vi faccio vedere. Questo metodo si chiama metodo a V60, dato dai gradi di questo cono su cui io ho già messo il caffè macinato fresco. Quindi ci sono proprio delle dosi? Ci sono delle, sì, diciamo, poi una volta che ti avvio è più facile. In questo momento ho messo 16 grammi di caffè e 250 ml circa di acqua. La proporzione di base da cui partire sempre è 60 grammi litro. Quindi adesso ho messo 16 grammi, 15 grammi sarebbero, io ne metto 16 perché sono un po' più goloso di caffè, e ne metto un po' di meno di acqua, io metto 240 ml. Inizio, faccio partire anche il timer e verso all'inizio il doppio del peso del caffè. Quindi io qua ho messo all'incirca 16 grammi. C'è un conetto anche sì, di carta. Sì, ecco, la carta che va a filtrare il caffè. Io adesso ho messo un po' più del doppio, ho messo circa il triplo. Lo faccio riposare per 30 secondi. Questa fase si chiama blooming, pre-infusione. Qua voi vedete il caffè che rilascia queste bolle, altro non è che l'anidride carbonica, perché il caffè è fresco. Dopo 30 secondi... E che buon profumo, Federico! Devo dire... Vero? Guarda, la chiave migliore, infatti io, cioè, mi piace parlare di caffè, ma poi quello che dico sempre è: l'assaggio è la cosa fondamentale, perché se non hai mai bevuto un caffè di alta qualità, io te ne posso parlare pure all'infinito, ma poi è l'assaggio che proprio ti dice: wow, non ho mai bevuto una cosa del genere. E allora la ricetta per il caffè l'abbiamo data. Il caffè... Adesso, secondo me, dobbiamo dare la ricetta per dei ravioli, Irene. Assolutamente. Allora, io, come vedi, ho già impastato un impasto semplicissimo di semola e acqua, con anche un po' di farina di grano. Giacomo, questo è il tuo turno. Ecco qua, gli ingredienti. Grazie, se non leggo gli ingredienti non è contenta, quindi no, adesso li leggo.
duro. Allora, 100 grammi. Vai. 100 grammi di semola rimacinata di grano duro, 100 di farina di tipo 0, 4 cucchiai di polvere di lamponi, 4 di lievito alimentare in scaglie, acqua e sale, come cantavano Mina e Celentano. Esattamente. Allora, io ovviamente ho già preparato l'impasto che ha riposato, perché ovviamente deve riposare come ogni buon impasto di pasta fresca, e l'ho anche già steso. E siamo pronti in realtà per chiudere, perché questo raviolo ha una chiusura particolare. Il ripieno è velocissimo. La cagliata di mandorle, per chi non la conoscesse, non è altro che, in gergo si potrebbe dire, ricotta di mandorle, ma non ha niente a che vedere con il latte animale. Si parte dalle mandorle, si crea un latte di mandorla e dopo si va a cagliare sul fuoco con del succo di limone, e diciamo che poi messa a scolare viene fuori questa consistenza qui, come una ricotta. Ah, vedi? Esatto, è veramente molto versatile, nella cucina vegetale viene utilizzata tantissimo. Vado a mettere della polvere di lamponi, se volete dorarla ha un profumo buonissimo, e del lievito alimentare in scaglie. Mamma mia. Buona? Sì. Il lievito alimentare in scaglie non è altro che un insaporitore alimentare, quindi diciamo che conferisce veramente molto corpo a questo ripieno. Io non so se mi sono distratta, però la ricetta, ecco qua, della farcitura non l'abbiamo letta. Giacomo, ti perdi così. Pronti, 100 grammi di mandorle pelate italiane, 40 grammi di succo di limone, sale quanto basta, e poi insomma Irene ci ha descritto sommariamente quello che è il procedimento per realizzare questa cagliata. La polvere di lampone la possiamo realizzare anche in casa? Allora, Irene? In realtà sì, ma è molto complicato, perché il lampone, essendo con questo colore rosso, è molto facile che lo perda nella fase di, perché va essiccato e poi macinato. Io consiglio di trovarla già pronta, si trova, questa peraltro è di lamponi viterbesi, che la fa un mio amico, è fantastica poi nei piatti, una volta che io la uso tantissimo. Cioè, una volta che abbiamo fatto questa cosa siamo pronti. È pronto. Mancava il caffè e poi siamo pronti. Ok, il caffè invece è Federico? Pronto, è pronto anche il caffè. 2 minuti e mezzo, già pronto per questa ricetta. Per esaltarla al massimo abbiamo usato un caffè proveniente dall'Etiopia, con un processo naturale, che ha delle spiccate note fruttate con una buona acidità che va a contrastare la grassezza del piatto di Irene. Che Irene, con le emozioni che abbiamo vissuto da altre parti dello studio, lei ce le presenta, ce le porta in tavola. Cucinare le emozioni, vogliamo anche ricordare il libro tuo, così come le emozioni che ci stai preparando quest'oggi. Grazie, grazie mille. Allora, io vi farei vedere come ho chiuso Ma questi ravioli. È un fiore. È bellissimo. Sì. È una chiusura un po' particolare, diciamo che ci vuole un po' di tempo, però d'altronde io penso sempre che quando uno cucina alcune cose, soprattutto la pasta fresca, è un po', no, meditativo, curativo, uno si mette lì, ci prende il suo tempo, no? Certo. Voi non... certo. Per fare le cose bene ci vuole il suo tempo, e poi è anche bello, cioè, quando qualcuno poi mangia quel piatto, non ci sono solo gli ingredienti, c'è il tempo che uno ci ha speso per fare quel piatto, tutto l'amore, quindi è la cosa più bella. Esatto. Allora, io ho steso la pasta sottile 2 mm, ho tagliato dei dischi con un coppa pasta circa 8 cm di diametro. Ho inserito il ripieno al suo interno, la quantità più o meno questa, poi mano a mano facendoli ci si prende sempre un po' di più la mano, e vado a bagnare un pochino con il ditino, no, con l'acqua, come faceva mia nonna, vado a fare come se fossero le punte di un pentagono, quindi 5 punti pallini. Questi 5 pallini al suo centro andranno a congiungersi, essendo che li abbiamo bagnati si incolleranno, quindi piano piano, così e così. Poi, secondo step, ribagniamo i lati di questi quasi petali. Se abbiamo le mani un po' grandi, possiamo aiutarci con degli stuzzicadenti, dei palettini, e andiamo ad unire praticamente questi buchetti l'uno con l'altro, che avendo bagnato il lato si andranno a congiungere. Ci vuole tanta pazienza, e poi però basta forse prenderci la mano, Irene. Assolutamente, guardate, è veramente una cosa molto molto semplice. Il risultato è davvero bello. Il risultato è questo fiorellino, che si va a cuocere semplicemente per 3 minuti, come ogni pasta fresca, insomma, in acqua. E allora noi li vogliamo far cuocere, così nel frattempo... Noi ce li abbiamo già cotti. Ce li abbiamo già cotti? Ma certo! Ce li abbiamo già non cotti? Non mi faccio aspettare. Li abbiamo già cotti, li abbiamo pronti anche per impiattare. Però aspetta, perché prima abbiamo il nostro caffè. Esatto. Il caffè.
Federico, perché tu ci hai svelato un po' di trucchetti, segreti per un buon caffè, però ci sono anche tanti errori che noi commettiamo. Sì, ci sono tanti luoghi comuni da sfatare. Ad esempio, parlando della moca, che è probabilmente il metodo che usiamo di più a casa, si potrebbero dare dei semplici consigli. Ad esempio, allora, partiamo dal presupposto che buon caffè, buona acqua, già stiamo a metà del percorso. Per quanto riguarda la moca, gli errori da evitare sono quando mettiamo il caffè, di non fare la montagnetta, di non pressarlo. Quello che faccio andiamo... io, Giacomo. Ma lo facevo anch'io, quindi lo facciamo tutti all'inizio. Ma di livellarlo. L'acqua, di farla arrivare fino alla valvola e di non superarla. Acqua, se possibile, filtrata o con un residuo fisso che non vada oltre i 180 mg per litro. Questo è un po' più tecnico. Dopodiché la moca va messa sul fuoco, non a fiamma alta, fiamma diciamo media o a medio bassa, e non va fatta gorgogliare, cioè noi appena sentiamo che il caffè sta uscendo e sta per iniziare a gorgogliare, la togliamo dalla fiamma per non andare in sovraestrazione. Quindi questi sono dei passaggi. Sovraestrazione che significa, Federico? Che andiamo a estrarre troppo il nostro caffè rischiando di o bruciarlo nel caso della moca perché raggiungiamo delle temperature elevate, o di estrarlo troppo e quindi raggiungiamo quei sentori di amaro, anche magari con un caffè buono. Quindi, lo bruciamo, se poi il caffè già di suo è stato cucinato troppo, è un disastro. Diciamo quello così, sì. Però, come dico sempre, acqua e caffè buono sono la base. Se riusciamo a macinare il caffè fresco, perché dopo un quarto d'ora della macinatura perdiamo all'incirca il 60% degli aromi. Tantissimo. Del caffè. Io faccio sempre l'esempio che ho sentito ripetere spesso della mela. È come quando noi tagliamo una mela. Dopo poco la mela si ossida. Certo. Stessa cosa succede col caffè macinato. Siccome il macinatore so che è uno step in più, per semplificare la vita alle persone, io dico sempre un barattolo con il sottovuoto. Vi fate macinare un caffè di alta qualità, lo mettete dentro il barattolo, chiudete e sottovuoto. Ovviamente perderemo un po' di aromi, però agli inizi cerchiamo di non complicarci troppo la vita. Irene, impiattiamo! Assolutamente! Io ho cucinato anche i ravioli che ho appena preparato. Così ce li abbiamo. Eccoli qui. Allora, l'impiattamento è semplicissimo. Mettiamo la pasta scolata all'interno del piatto. Io metto 3 ravioli. Lo sapete che c'è la regola che si impiatta sempre disparo in cucina? Come le rose quando si regalano? Sì, è uguale proprio. Vedi, questo non la sapevo. Ora, quindi 3, se volete abbondare 5, anche 5 vanno bene. Sì, ovviamente. Dai. Sì, noi facciamo un piattino così. Poi mettiamo della menta, delle foglioline di menta. Questa non è saltabile, questo passaggio. Come dico sempre io a Federico, è imprescindibile che ci sia la menta. Perché la menta, voi dite col caffè, sì, perché la menta va a dare Abbiamo quel pochissimi gusto. Secondi, Irene. Assolutamente. Menta... guarda, in realtà il piatto è finito. Il caffè. Il piatto è pronto. Sento il profumo fino a qua. Incredibile. Semplicissimo. Ragazzi, che dire, grazie. Grazie mille a voi. Grazie Irene, grazie Federico. Grazie a voi per questo piatto imprescindibile di quest'oggi.